L'ultima fetta. Grazie, era deliziosa, ma non posso. No, perché vogliamo mantenere la linea. E lei, Gisella, non ha problemi di linea alla sua età. No, basta così, grazie. Possiamo prendere le loro parti, noi invece la vogliamo. E noi non siamo grassi. Ne avete già mangiata abbastanza, poi state male e bisogna lasciarne per domani. Prendete il caffè? No, grazie. Ma è di sera, se no non si dorme. Oh, decaffeinato, se preferite. Sì, io lo prenderei, ma deve essere forte, altrimenti dopo dormo. Allora, queste vacanze in montagna, tutto bene? Formidabile, è stato davvero bellissimo. Non siete molto abbronzati per aver fatto sport invernali? Certo, ha nevicato per la metà del tempo, non potevamo neanche uscire. È vero, ha fatto brutto gli ultimi giorni, ma almeno c'era aria buona. Un vero peccato non averla respirata. Col cantiere non si potevano aprire le finestre per il rumore. Quanto a rumore, erano peggio quelli di sopra, dei ragazzi che rientravano tardi svegliando tutti ogni volta. Non ti lamentare, tu che non dormivi nel cassetto, non vi dico, meglio dormire per terra. Sì, la moquette era piena di pulci e Kiki continuava a grattarsi. Ma avete almeno sciato, c'era molta neve. Sì, certo, all'inizio abbiamo sciato un po', ho anche fatto il maestro di sci. Ha fatto vedere ai bambini tutto ciò che non va fatto. Beh, senti Manu, tu pensi di sciare bene? All'inizio la neve era ghiacciata, in fondo sciolta, non si poteva fare granché. Beh, insomma, ciò che conta è che ti abbia fatto bene. Ah, non è quello che ti ha fatto bene, ma è rientrare a casa. Non sapete quanto si sta bene a casa ogni volta che si torna dalle vacanze. Sì, capisco bene, non andate molto spesso in vacanza. Ma no, ci piace molto viaggiare, è formativo per i ragazzi, a volte andiamo anche all'estero. E se proiettassimo le diapositive? È così tanto tempo che non lo facciamo. Proprio adesso. Ma caro, forse i nostri amici si annoiano. Vi annoia a vedere le diapositive? Ma no, affatto. Al contrario, è un'ottima idea. Sì, e poi, beh, durerà molto. Ma no, finiscono sempre così in fretta. Mentre tu disparecchi e io preparo tutto il materiale. In 5 minuti sarà pronto, vedrete. L'aiutiamo? No, no, grazie, mi aiuta Manu. Mettetevi in poltrona, io mi occupo del resto. Allora, che diapositive prendo? Il viaggio in Marocco, le vacanze a Maiorca, la spiaggia di Rivabella, le prendo tutte, farò una piccola selezione. Ci fai vedere il meglio? Non ne avremo per 3 ore, vero? È già tardi. Non ti preoccupare, è tutto pronto, andrà veloce. Ecco, Manu, prendi tu il proiettore. Ehi, stai attento, non l'ho preso. Ah, attenzione! Cretino, insomma, guarda qua. Ma è colpa tua, mi dai tutto così, non ho 10 braccia. Beh, adesso me le riordinerai tutte. Ma ci vuole un'ora. E allora intanto io metto lo schermo. Sbrigati, ti aiuterà Titti. Ma perché? Io non ho fatto niente. Bene, così farai qualcosa. Prendete il divano, starete meglio. Grazie, ma lei... Starò sulla sedia, non si preoccupi. Adesso metto lo schermo, sarà come al cinema. Purtroppo senza i gelati, però. Allora, ragazzi, ci siete o non è ancora pronto? Ne abbiamo riempiti 2, puoi cominciare da quelli. Bene, ora cominciamo. Cara, la luce, per favore. Sì, spengo. Dunque, questa è... Ho sfocato. Ma sì, vedo, dammi il tempo di sistemare. Ah sì, dunque, era sulle mura di San Malo l'anno scorso. Vai veloce, caro, sono orribili in questa foto. Questa è Rivabella, Titti aveva solo 4 anni. Era proprio carina. È molto cambiata. Anche Kiki era piccolo, aveva 5 o 6 mesi. Beh, non si può fermare il tempo. Ma è Manu alla prima comunione. Eh? Che cosa ci fa lì quella foto? Che aria gentile aveva. Potevano dargliela senza confessione. Un vero angioletto. È cambiato molto l'angioletto. Beh, basta, non restiamo un'ora su questa foto. Ma che cosa hai fatto? Sono tutte mescolate, c'è il Marocco qui. Questo è lei con un asino.
L'asino è quello che porta i cesti, l'altro è papà. Divertente, metti a posto invece di fare dello spirito. Oh, di ben in meglio, questa rovescia, sta attento a quello che fai, Manu. Beh, comunque non è una foto interessante. Ma come scherzi, sono io sulla spiaggia di Gea Marina. Appunto per questo. Non è bella questa foto? Sì, è molto bella. Ah, lo vedi? Ecco una foto di sport invernale. Sì, l'ho fatta io. Vai avanti, avevamo certe facce per il sole. Oh, quando penso che c'era una bellissima vista di fronte a noi. Lo sai, Manu, che non mi piace chi adopera la mia macchina quando non ci sono. Beh, ma io non te la rompo, la tua macchina. Beh, ti conosco, tu rompi sempre tutto ciò che tocchi. Che cosa succede adesso? È bloccato. Sarà colpa mia adesso. Sta attento, Leone, è pericoloso. Maledetta, fa sempre così con me. Era una diapositiva messa male. Ecco, sono riuscito a rimetterla a posto. Che cosa vi dicevo? C'è Manu su questa foto. Ero sicuro che era colpa sua. Oh, beh, senti che faccia tosta. Non parlare così a tuo padre. Oh, maleducato. Beh, questa no. Sì, fa vedere la bellona, papà. E chi è quella? Beh, non lo so. E quando eravamo in spiaggia pulivo la macchina e forse ho premuto il bottone. È l'ultima del caricatore. Accendi, tesoro. E tu, Manu, passamene un altro. Oh. Allora, vi sono piaciute? Sì, molto divertente, ma adesso è meglio che andiamo. Comincia a essere tardi. Oh, aspettate, non avete visto le più belle? Non potete partire adesso. Ancora un caricatore. Cara, spegni la luce. Ah, qui è in Spagna. Che bel posto davvero, eh? Ma no, è la Normandia. Avevamo ancora la vecchia roulotte. In Spagna avevamo la nuova, no? Beh, Spagna o Normandia cosa importa per quello che si vede del paesaggio? Queste sono le nozze di tuo nipote. Siamo là a destra, c'è tua sorella, suo marito, il figlio e la moglie. Questo mi ricorda che non li abbiamo più sentiti dopo le nozze. Dato il tuo comportamento, non credo che li sentiremo molto presto. Beh, tanto meglio per noi. Questo è un picnic nel bosco di Fontainebleau. Ci ha fotografato uno scout. Avevamo trovato davvero un gran bel posto. Sì, ma dopo il nostro passaggio, buonanotte. Siamo stati fortunati a partire prima dell'arrivo dei pompieri. Se no, erano noi e non è stata colpa nostra se c'era vento mentre grigliavamo. Questa volta è proprio la Spagna. Davanti all'arena avevamo chiesto a un inglese di farci una foto. Peccato che non siamo entrati a vedere una corrida. Che orrore pagare per vedere uccidere delle bestie indifese. Tua madre ha ragione, fosse stato gratis. Per lo stesso prezzo preferisco veder giocare Real Madrid. Almeno è sport e non c'è bisogno di essere spagnoli per capire. Ah no, anche questa è rovescia, insomma, Manu. È mamma nel sud di Marrakesh con la guida, ti ricordi? È appiccicoso quello. Non la metti dritta? La si vede bene anche così. Per una volta che non sono male. Anche questa è del Marocco, guarda, la 403 l'avevo appena lavata. E il tizio dietro sul cammello non smetteva di sbraitare che sprecavi acqua. Non sprecavo, sciacquavo bene la macchina. Non è colpa mia se la macchina era coperta di polvere. Dovrebbero scopare le strade loro, ma se ne fregano, non hanno macchine. Ecco il centro commerciale, lo riconosco. Com'è che ti è venuto in mente di fotografarlo? Avevo appena comprato la macchina, era una prova. Perché tieni questa foto spostata? Si vedono solo le gambe. Ma è la prima foto che ho fatto con l'autoscatto, per cui ci sono molto affezionato. Oh, Kiki che dorme sul cuscino vicino al termo della cucina, è carino quando dorme. Ah no, l'ultima del caricatore. Già, passa in fretta il tempo, eh? Accendi tesoro, ne metto un altro. Allora, non siete ancora stanchi? Oh, guarda, Leone, dormono. Ma come dormono? Allora, è già finito. E voi non dormite, vero? Oh no, affatto. A quanto sembra i nostri amici dormono profondamente. Questo è incredibile. Come si fa ad essere così indifferenti a ciò che succede nel mondo? La gente è davvero egoista. Sì, a parte il loro tran tran non gli interessa mai niente. Che poi non vengano a lamentarsi se il mondo va a rotoli. Sono stati avvertiti.